Dov'è il telefono? C'è nessuno? C'è nessuno? Dopo l'approdo di Park Chan-wook in America, l'atteso rifacimento del suo film più noto ha visto finalmente la luce. Storia travagliata quella di questo Old Boy Made in USA, progetto passato da Justin Lin a Steven Spielberg per approdare infine tra le mani di Spike Lee alla sua prima esperienza con un remake. Il padre della bambina sopravvissuta. Il regista afroamericano ha accettato di imbarcarsi in un progetto dai molti rischi, il cui risultato presenta luci e ombre. Suo padre è scomparso da 20 anni. Va dato atto a Lee di aver provato a dare una lettura personale alla storia, evitando di traslare pedissequamente in un contesto occidentale una vicenda che trasudava delle inquietudini e dell'attitudine visionaria di un autore come Park. Quello di Lee, insomma, è un thriller americano, un revenge movie dal taglio classico che, pur offrendo qualche virata grottesca, mantiene nel suo complesso uno stile piuttosto rigoroso. Devi aiutarmi, Chuck. Non lo vedevo da almeno 20 anni. Chi sei tu? Se stai cercando di trovare tua figlia. Resta il fatto che questa versione hollywoodiana di Old Boy rimane nel suo complesso troppo debitrice al film di Park Chan-wook. Rispondi a due domande. Che Spike Lee sia un cineasta in grado di gestire bene anche i registri del thriller e di offrire in questo contesto ottimi pezzi di bravura registica era già noto. Che qui però sia penalizzato da un progetto nato con mere finalità di sfruttamento di un modello eccellente è cosa altrettanto evidente. La legge del remake, già ampiamente sperimentata nel corso dell'ultimo decennio, non ha qui fatto eccezione. Non ho altra scelta. E chiunque tu sia, sappi che io ti troverò. Io lo gestisco soltanto questo posto. Ti consiglio di pensare a quello che fai. Non ho fatto altro negli ultimi 20 anni.